Paninetti, bentornati in un nuovo video in cui vi mostro tutte le mie nuove creazioni in Fimo del periodo. E vi ricordo che tutte le creazioni che vi mostro in questo video saranno disponibili questa sera, 14 novembre, alle ore 21, nella mia fanpage Facebook e nel mio shop Big Cartel, come capita di solito, e trovate come al solito tutti i link qui sotto nell'info box. E ogni persona che parteciperà al restock acquistando una o più creazioni avrà un numero che, con un'estrazione finale che faremo il giorno dopo, probabilmente domani mattina, comunque vi faccio sapere, vincerà ben 3 creazioncine ninose. E vi faccio vedere a fine video, così a fine video vi spiego bene tutto. Ma adesso vi faccio vedere tutte le creazioni che troverete stasera. Le prime creazioni che vi faccio vedere sono le fatine dell'autunno. Vi ricordo che come al solito ogni creazione sarà completa della sua catenina, ma le vedrete montate sulla sua catenina direttamente nelle foto che pubblicherò sia su Big Cartel che su Facebook. Quando registro video non faccio mai in tempo a montarle, le monto sempre durante la sera. Questa è stata una delle mie collezioni del periodo e ho amato tantissimo realizzarle perché, come sapete, adoro realizzare le alucce delle mie fatine in resina con le cosine inglobate dentro. Questa collezione, infatti, l'avete amata tantissimo anche voi. Loro saranno delle collane, ma per loro ho pensato a qualcosa di davvero davvero speciale, visto che voi amate tantissimo sia le collane che le statuine 3D, quindi i diorami posizionabili in giro per casa, ho deciso di abbinare le due cose e infatti ogni collana potrà essere divisa dalla sua base, potrete indossarla, qui ovviamente uscirà il suo gancetto con la catenina, ora ve ne faccio vedere una che è già montata. Potrete appunto indossarla, tenerla con voi, guardarla, non lo so, potete portarla con voi dove volete e quando poi magari non dovete più indossarla o se volete lasciarla così, vi basterà appoggiarla dentro al suo piccolo diorama, dentro la sua piccola base e portarla sempre con voi. E adesso vi faccio vedere bene anche la base perché ha l'erbetta, hanno tutte una chiocciolina e in definitiva c'è un sacco di effetto muschietto. Io adoro il fatto di poter spostare la creazione dalla sua base. La seconda nata, che è stata anche una delle vostre preferite, ma anche la mia preferita ed è anche tra l'altro montata su catenina, quindi in questo caso potete vedere, calcolate che le basi sono belle doppie, sono belle grandi, quindi voi potete, se la mettete tipo in esposizione per casa, potete tranquillamente nascondere la catenina dietro la sua base e non si vedrà. In questo caso lei ha questa base qui, le basi sono fatte nello stesso modo ma diverse come forma tra loro e anche qui la creazione viene via assolutamente facilmente ed eccola qua, lei è super felice, adoro le sue ali tanto. Sono innamoratissima di questi ali, infatti loro li rifarò comunque anche per Miniature Italia e ha i capelli all'insù come piacciono ad Umberto, ciao Ombi. Adoro tantissimo lei perché tra l'altro le ho messo le foglie tra le manine oltre che tra i capelli perché lei le sta proprio lanciando per aria, ha un po' di foglia oro sul vestito, delle bollicine qui e lì e per i vestiti ho utilizzato per molte di loro la texture delle foglie dello stampo con il venatore per foglie che ho io e qui non si vede tantissimo perché il marrone è un po' più scuro, però vedete queste pieghette? Sono proprio il venatore delle foglie che sulle altre si vedrà molto molto di più e che adoro utilizzare. Comunque, tada, guardatela quanto è felice, è super super contenta, ovviamente ha le foglie e tante bollicine di rugiada anche tra i capelli. E appunto, come vi dicevo, è montata con la sua catenina, che è semplicemente in bronzo, semplice come quelle che già conoscete, e vi basterà, come al solito, inserirle nella loro base. Vi faccio notare che la parte interna che tocca la creazione l'ho lasciata bianca, ovvero del colore originale della pasta, perché ho pensato, visto che sono collane, quindi voi potreste toglierle, mettere 50 volte in un mese, per dire, Forse se avessi dipinto anche il dentro, facendo questa cosa a contatto con la resina, si sarebbe graffiato il colore. Quindi ho pensato, lascio all'interno la base del colore originale della pasta, in questo modo siamo sicuri che nella sua base, nella creazione, si rovini mai nel tempo. Poi vi mostro questa qui, che invece è in una posa che personalmente amo tantissimo, perché se notate ho fatto in modo di posizionarla come se stesse letteralmente in volo. Infatti guardate, l'ho messa per così e spero tanto che a voi Lidia piaccia perché a me piace tantissimo, anche la sua base mi piace veramente tantissimo, anche lì ha la chiocciolina e l'erbetta sotto, cerco di farvela vedere anche un attimo sul retro perché come vi ho detto appoggiarle è veramente super semplice, infatti vedete questa qui anche viene via in modo super super veloce. Per lei mi sono ispirata più ad un elfo, a qualcosa di etereo, infatti ho scelto di farle i capelli neri che mi ricordano, e lunghi soprattutto, che mi ricordano un sacco gli elfi.
non so perché, però mi piace un sacco. E qui, come vi stavo dicendo prima, potete notare molto molto di più la texture della foglia sul vestito, che tra l'altro è sfumato, e anche qui abbiamo tantissime foglioline autunnali che sono un po' i decori di queste fatine. E anche lì nelle ali ha tantissime, tantissime foglie. E poi ha non solo una bella tiara fatta di erbetta, qui non vi dovete preoccupare perché è super, super flessibile, ma anche una bella bollicciozza lì sopra di rugiada. E ha un faccino troppo, troppo tenero. E anche questa qui si poggia super, super velocemente alla sua base. Quarta ed ultima di questa collezione è questa qui. Anche lei ho cercato di metterla in una posa da volo fatato. Lei ve la ricorderete per forza perché l'abbiamo realizzata insieme in una delle nostre live. Se non vi ricordate quella live e se volete vedere com'è nata, vi lascio qui sotto nell'info box il link al video in cui l'abbiamo realizzata assieme. Anche lei si toglie dalla sua base su un modo super super veloce. Lei ha la base più larga di tutte perché comunque effettivamente ha le ali anche un po' più grandi. Come vedete, questa è la sua base, anche lei ha la chiocciolina e anche lei viene via facilmente, è davvero super semplice poggiarle e tirarle via. Quindi lei, dicevo, sicuramente ve la ricordate perché l'abbiamo realizzata insieme in live e io la stra amo da morire. Mi piace tantissimo i suoi capelli, la tiara che ha tra i capelli, fatta di rametti. Anche lei ha il vestito fatto con la texture delle foglie, che adoro, e guardate le foglioline. Queste foglioline qui sono fatte di vere foglie essiccate che ho ritagliato io, quindi spero che vi piacciono. E le sue ali sono bellissime, adoro anche qui come ci stanno dentro le foglioline. E anche lei, appunto, è sulla sua base. E poi, vi ripeto, ovviamente saranno montate sulla loro catenina, però in particolare lei mi piace un sacco come sta come posa. Adesso qui sta un po' in bilico perché qui sotto c'è un sacco di spazio. In realtà non è proprio piatto, il mio tavolo qui non è proprio piatto perché ci sono dislivelli di resina secca sul mio tavolo, ma calcolate che stanno tutte ben dritte e salde. In questo periodo sono nate le mie nuove piccine che non hanno precisamente un nome come collezione loro, ma hanno un nome derivato da un oggetto speciale al loro interno, ovvero i fungombrelli. Loro sono delle piccine che sono uscite con del vento e la pioggia e si sono portate dietro i fungombrelli, che non sono altro appunto che ombrelli fungo. Io le adoro tantissimo, è un'idea che vi è piaciuta veramente un sacco e ne sono super contenta perché le ho realizzate con il sorriso sulla bocca proprio e sono veramente contenta che vi siano piaciute. E tra l'altro mi sono divertita un sacco su di loro ad aggiungere rametti, foglioline e vari dettagli e adesso ve le faccio vedere una per volta del tutto. Tra l'altro loro hanno proprio una base che, se vi ricordate, ho realizzato io a mano, ci ho fatto lo stampo e poi l'ho realizzata in resina. E il retro, come vedete, è semitrasparente e ha delle foglioline che stanno svolazzando per aria. Ma queste creazioni, nel caso in cui non le vogliate a collane, potete richiedermele come quadretto perché ho acquistato dei ganci super comodi e nel caso posso togliere la collana e mettervi il gancio da quadretto. Quindi ve lo faccio scegliere a voi al momento dell'acquisto. Comunque, lei è la prima, guardate, io adoro, adoro tantissimo loro. Ha i capelli al vento, lei in particolare è stata presa proprio da una folata di vento, tant'è che si sono alzate tutte le foglie, le sono andate in faccia tra i capelli, guardate, a foglie ovunque e sta tenendo, anzi non so se lei sta tenendo l'ombrello o se sta iniziando a volarsene via con l'ombrello e anzi con il fungombrello che è appunto a tema funghettino e io lo adoro da morire. Qui ci sono anche delle goccioline di rugiada che penso siano un po' pioggia. La sua sorellina invece è questa qui. E anche lei l'adoro tantissimo, in particolare adoro il retro della sua base perché come vedete anche qui ci sono tutte le foglie che svolazzano verso l'alto e danno questa completezza al tutto. Anche lei stava camminando su un tappeto di foglie, anche lei ha gli stivaletti marroni e anche lei ha questa bellissima mega sciarpona rosa fatta di maglia e anche lei ha tante foglioline che le stavano svolazzando intorno, il suo fungombrello preferito, rametti e foglioline qui e lì. Adoro questa parte, cioè questa parte qui sopra mi fa impazzire. E sempre a tema super super autunnale, perché ero presa benissimo da queste foglie, l'avrete capito perché ci sono dappertutto, c'è questa qui. Guardate, no, beh, io questa anche la adoro tantissimo. È andata a fare una passeggiata nel bosco e la potremmo chiamare cappuccetto fungo, perché ha il cappuccetto che in realtà è un fungo. E guardate quanto è completa questa base. Ho cercato di aggiungere davvero un sacco di cose perché volevo che sembrasse proprio all'interno di un bosco. E questa è la piccina che sta facendo una passeggiata nel bosco. Quindi
con il suo mantelfungo. E questo è il retro e ve lo faccio vedere perché mi fa impazzire che sul retro si veda il boschetto che la copre. No, vabbè, vi giuro, adoro. Spero tanto che piaccia anche a voi. Poi ho realizzato anche questa piccola fatina che si è vestita con un fungo. Ha trovato questo funghetto e ha pensato che le stesse bene. Effettivamente ci sta davvero bene. Come vedete, dorme in una foglia tridimensionale. Guardate quanto è bella questa foglia. È bellissima e lei niente, voleva fare un pisolino, ha trovato questa foglia e ha pensato bene di addormentarsi qui con la sua amichetta chiocciola che le dorme sulla testa e con il suo vestito funghettoso. Io adoro le sue ali perché sono olografiche con il verde, sono ovviamente super super morbide, cioè non c'è proprio da preoccuparsi, anche questa parte qui è super super morbida, però guardate. Sono olografiche, le adoro e voglio fare molte più ali con i pigmenti olografici perché danno un tocco, non lo so, che mi piace veramente tantissimo. Continuando la tematica autunnale, c'è una creazione che vi ho mostrato proprio oggi su Instagram ed è una fatina totalmente autunnale che vive su una finestra incantata. Non so chi di voi si ricorda le mie finestre incantate, ne avevo realizzata una un po' di forse l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo. E appunto sono queste finestre resina da cui dietro si vedono i paesaggi autunnali. In questo caso ho realizzato questo paesaggio autunnale, spero si vede. Poi in realtà nella base ci sono rametti, foglioline, boccioli, qui c'è un bocciolo bellissimo. E anche allora c'era una cosa simile, che era sempre un paesaggio autunnale. Questa volta ho cercato di riprodurne uno diverso e fare fuori una fatina che si è seduta intanto su una piccola pigna che adoro, è bellissima. E ha delle ali davvero, davvero speciali. Io adoro queste ali, mi piacciono tantissimo. Sì, se le mette a fuoco, si completano con le foglioline e non vi preoccupate perché ovviamente sono flessibili. Guardate, no, vabbè, cioè. Io le adoro tantissimo e spero piacciono anche a voi. Picciolissima, adoro il suo visino e i suoi capelli rosa. Poi ci sarà un'ampolla magica che, tadà, ne avete già visto ovviamente su Instagram. Alzo un po' la visuale perché questa è un po' particolare, ma che mi sono divertita un sacco a realizzare perché l'idea dell'altalena mi piaceva davvero tantissimo. Come vedete l'altalena è praticamente in movimento, tant'è che qui non è appoggiata la creazione, non so se riuscite a vederlo, ma c'è spazio, non è appoggiata al vetro da questa parte, ma questa piccina piccina sta su un'altalena fatta di foglie, l'altalena è fatta con un pezzo di corteccia. Guardate la chiocciolina che guarda verso l'alto, i suoi capelli, il suo visino. Lei è felicissima perché l'altalena a me personalmente ricorda sempre un momento di infanzia felice e lei lo sta vivendo appieno. Va fin su e poi sopra ci sono queste bellissime pignette a completare l'idea autunnale di questa ampolla. Adesso vi faccio vedere una creazione autunnale un po' grande, un po' diversa dal solito, che non avete ancora mai visto da nessuna parte perché non ho ancora pubblicato e che sarà proprio un quadretto e ve la faccio vedere anche come starà poi appesa al muro fra poco. Siete pronti? Ta-da-dan, ta-dan. Vi presento questo nuovo quadretto ninoso. Allora, ve la spiego un po'. La mia idea era quella di provare a fare una delle mie creazioni un po' più in grande per poter completare questa base al meglio e renderla un vero e proprio quadretto. Ed è così che è nata questa fatina che ha come ali queste ali che sono un misto tra resina, foglie secche, ramettini, foglie autunnali, ha un po' di cose varie, però queste in particolare sono le sue ali. Spero tantissimo che vi piaccia perché io le adoro. Sto abbracciando una pigna, vi ripeto, le pigne sono proprio, non lo so, il mantra insieme alle foglioline di quest'autunno. Ha i capelli marroncini metallizzati, questo è il suo visino e ovviamente credo abbiate capito che sono dimensioni veramente diverse dalle mie normali creazioni, però ci tenevo a introdurre questa nuova tipologia di creazioni nel mondo ninoso. Fatemi sapere cosa ne pensate. E qui c'è attaccato già il gancetto per appenderla al muro, quindi potete appenderla come quadretto. E adesso vi faccio anche vedere come sta appesa al muro, così da farvi un'idea di come poggia. Sempre a tema autunnale, ma va Nina, non l'avevamo capito, c'è un mega diorama che ho realizzato e che mi piace tantissimo. Ta-da! Qui abbiamo seduta la piccola Joy, lei si chiama Joy come gioia e vi spiego cosa sta facendo. Praticamente lei è uscita dalla porta
di questo piccolo mondo fatato elfico, perché loro sono delle piccole gnomette, ha trovato le pigne, ha trovato la pigna che proprio le serviva, ha detto: "Oddio, questa sta benissimo dentro casa". E allora era così felice di aver trovato questa pigna che la sta alzando felice e niente. Direi che si vede quanto è felice. Ha anche gli occhiali, una piccola quattro occhi e ha le treccine. E come vedete hanno proprio le orecchie da elfo. Qui dalla porta invece c'è Tiny, che è una piccola timidona. Lei è davvero molto timida, infatti come vedete sta sbirciando verso la porta e vi sta anche salutando con una manina, però non esce, è proprio super super timida lei. Ed ha un cappello fatto con il cappello di una ghianda. Qui invece ci sono queste che sono delle decorazioni che potrebbero essere anche delle lanterne, però secondo me a loro piace proprio come decorazione. Qui c'è questa. Qui sotto invece c'è una piccola chiocciolina, tante foglioline autunnali che ve lo dico a fare non potevano mancare, e questi due cristalli che invece si illuminano al buio. Ho amato realizzare tantissimo questo diorama perché mi sono divertita davvero un sacco a creare loro due. E niente, spero tanto che piaccia anche a voi. Questa appunto potete appoggiarla così semplicemente, e comunque adesso vi faccio anche vedere come si illumina al buio. Poi passiamo invece alle uniche, se non mi sbaglio, sì, tre creazioni che non hanno niente a che fare con il mondo autunnale, ma che in questo periodo avevo voglia di fare, quindi sono nate lo stesso. In particolar modo sto parlando delle mie nuovissime e super attese conchiglie cristallo 3D. Il ciondolo sarà messo qui. Quindi da qui partirà la catenina, ma calcolate che appoggiata al petto rimarrà praticamente dritta così. C'è lei che, mamma mia, adoro il suo visino, mi piace un sacco come è venuto. E poi c'è la seconda nata che invece è nella classica posa che voi definite posa ninosa, questa posa qua, e mi piace un sacco quando mi scrivete tipo: "Oh, che bella è quella posa ninosa", non lo so, adoro. E l'ultima creazione che in realtà volevo fosse una collezione intera, sicuramente ne farò altre, però a questo punto poi le troverete a Miniature Italia. È questa qui, la fatina dei ghiacci sul primo fiocco di neve di quest'anno, di cui adoro le ali perché sono, mamma mia, un cristallo. Mi ricorda tipo i cristalli che fa Elsa praticamente. Spero tanto che vi piaccia, i suoi capelli, no? Io adoro tutto di lei, veramente è bellissima. E quindi con le creazioni che troverete disponibili nel restock di questa sera abbiamo finito, ma come vi dicevo inizio video, ognuno di voi avrà un numero al momento dell'acquisto e parteciperà ad una specie di mini estrazione, perché e la persona insomma che verrà estratta, il numero che verrà estratto, riceverà insieme al suo ordine questa creazioncina qui, che è una fatina, questo piccolo antro magico. In più riceverà, oh aspettate, non vi avevo fatto vedere questa, guardate la lumachina, poi riceverà anche questa gabbietta fatata con questa piccola fatina monarca, farfalla anzi più che fatina monarca, e quest'altra gabbietta fatata con la farfallina in viola. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace a questo video e il vostro commento sotto per farmi sapere quale creazione vorreste acquistare, quale state puntando, non lo so, sono troppo curiosa, fatemelo sapere. Noi ci vediamo stasera su Big Cartel e su Facebook e poi ci vediamo su YouTube con tutti i prossimi video. Vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!